Diciamo quest'altro 3 che moltiplica 5 alla x, meno 12 fratto 5 alla x, uguale 5 alla x. Allora in questo caso abbiamo un 5 alla x che compare in tutte e tre gli addendi, ma un 5 alla x sta sotto, 5 alla x lo ricordo essendo esponenziale è sempre diverso da 0, andiamo a fare pertanto un minimo comune multiplo, quindi scrivendo 3 che moltiplica 5 alla x che moltiplica 5 alla x, quindi un 3 che moltiplica un 5 alla x al quadrato. Questo 5 alla x lo portiamo a sinistra cambiando il disegno e facendo diventare meno 5 alla x, per 5 alla x è un meno 5 alla x al quadrato, naturalmente meno 12 uguale a 0. A questo punto abbiamo che 3 per 5 alla x al quadrato meno 5 alla x al quadrato, raccogliendo il fattore comune 5 alla x al quadrato, otteniamo un 3 meno 1, 2, quindi un 2 che moltiplica un 5 alla x tutto quanto al quadrato è uguale a 12, avendo trasportato il meno 12 a destra e avendo cambiato di segno. Dividendo ambi i due membri per 2 otteniamo pertanto che 5 alla 2x, che è un 5 alla x al quadrato, è uguale a 12 mezzi, pertanto un 6. Pertanto possiamo, se volete, ricorrere anche in questo caso all'incognita ausiliaria ponendo 5 alla x uguale t e avendo quindi un t quadro uguale a 6, che è un'equazione di secondo grado di tipo pura, mancante cioè del termine bx, che assume due soluzioni del tipo t con 1 uguale meno radice quadrata di 6 e t con 2 uguale radice quadrata di 6. La t con 1, che è negativa, la scartiamo perché poi non potrà mai essere pari a 5 alla x uguale meno radice 6, cioè un esponenziale non può mai essere pari per definizione a un numero negativo, quindi pertanto abbiamo ottenuto che 5 alla x è uguale a radical, ovvero radice quadrata di 6. Mettendo a questo punto i logaritmi in ambi i due membri otteniamo che log, ad esempio, decimale di 5 alla x è uguale a log decimale di radice quadrata di 6, e quindi x che moltiplica log decimale di 5 è uguale a log di radice di 6, lo possiamo scrivere come log di 6 elevato a un mezzo, e quindi dividendo ambi i due membri per logaritmo decimale di 5 abbiamo ottenuto che x è pari a un mezzo log di 6, perché come vedete applicando la proprietà dei logaritmi secondo la quale log di a alla b è pari a b log di a fratto un log di 5, e in definitiva questo 2 dell'un mezzo passa sotto, otteniamo la soluzione che poi è anche quella del testo, che x uguale logaritmo decimale di 6 fratto 2 volte che moltiplica il logaritmo decimale di 5, x uguale log di 6 fratto 2 log di 5, è pertanto la soluzione di questa facile equazione esponenziale. 5 alla x che moltiplica 2 alla 2x uguale a 10. Dunque, in questo caso 2 alla 2x lo possiamo scrivere come 2 al quadrato tutto elevato alla x, per la solita proprietà citata mille volte della potenza di potenza. Quindi questo si può scrivere come 5 alla x che moltiplica un 4 alla x, perché 2 al quadrato è 4, elevato alla x sarà un 4 alla x, uguale a 10. Ma se avete guardato con attenzione per pochi minuti quel video riguardante intitolato proprietà delle potenze numero 1, vi sarete accorti che 5 alla x per 4 alla x lo posso scrivere come 5 moltiplicato 4 tutto alla x uguale a 10, ovvero un 20 tutto alla x uguale a 10. Mettendo i logaritmi, ad esempio decimali, visto che c'è un 10 a destra da una parte all'altra, otteniamo che log di 20 alla x è uguale a log di 10, cioè x che moltiplica il log di 20 è uguale al logaritmo decimale di 10, che peraltro è 1, log in base 10 di 10 è come se fosse log in base 10, 10 alla 1 è 1. Quindi otteniamo in pratica che x, dividendo ambi i due membri per log di 20, è log di 10, ripeto, pari a 1, fratto log di 20. Allora, francamente non sono così d'accordo sul risultato che pone il testo, non che sia sbagliato, ma non come lo pone in sostanza, la forma, non la sostanza, che è corretta evidentemente, non che il testo non possa sbagliare chiaramente. Allora, log di 10 è 1, però tenendo conto che log di 10 lo posso scrivere come log di 5 per 2, quindi in pratica avremo un log di 5 più log di 2 al numeratore, quindi un x uguale log di 5 più log di 2 fratto, sotto abbiamo invece un log di 20 con log di 4 per 5, ovvero un log di 4 più log di 5, ma log di 4 è un log di 2 al quadrato, scrivibile cioè come un 2 volte logaritmo di 2, quindi è log di 5 più 2 volte log di 2.
Questo è il risultato che ci fornisce il testo, sul quale non mi trovo d'accordo come lo pone, perché il log di 10 è 1. Quindi in definitiva la x in questo caso si può semplicemente anche scrivere come 1 fratto il logaritmo di 20, che io preferirei come risultato, ma dire questo o dire questo è sostanzialmente la stessa cosa. 3 elevato x più 1 più 2 che moltiplica 3 elevato 2 meno x uguale 29. Riscriviamola così. 3 elevato x più 1 può essere scritto come 3 alla 1, ovvero un 3 per un 3 alla x, più 2 che moltiplica 3 alla 2 meno x può essere scritto come un 3 al quadrato per un 3 alla meno x, uguale a questo 29, che per adesso lasciamo così. Questo è naturalmente un 2. Ora, 3 alla meno x è 1 fratto 3 alla x, quindi questo sarà un 3 che moltiplica un 3 alla x. 3 al quadrato è 9, per 2 è 18, quindi abbiamo un 18 fratto 3 elevato alla x, che posso scrivere al denominatore, uguale 29. Minimo comune multiplo, che naturalmente è 3 alla x esponenziale, per definizione sempre diverso da 0. 3 alla x che moltiplica 3 per 3 alla x è un 3 che moltiplica un 3 elevato alla 2x. Questo 29 lo porto a sinistra, facendolo diventare, cambiando il disegno, e rendendolo pari a meno 29. Per 3 alla x è un meno 29 per 3 alla x, più un 18 uguale a 0. E cosa abbiamo ottenuto? La classica equazione esponenziale di secondo grado nell'incognita 3 alla x. Quindi posso porre, per semplicità, pari all'incognita ausiliaria t. 3 alla x uguale a t. Quindi otteniamo un 3t al quadrato meno un 29t più un 18 uguale a 0, che è una classica equazione di secondo grado nell'incognita t. Chiedo scusa, che si può risolvere applicando ad esempio, direi, la classica regola risolutiva, se non vogliamo scomporre quel trinomio di secondo grado a sinistra, scrivendo in pratica che t1,2 è pari a meno b, quindi è un 29 più o meno la radice quadrata di, dobbiamo fare 29 elevato al quadrato e viene 1841, 841, meno 4 per 3 è 12, 12, dobbiamo moltiplicarlo per 18, e viene un 216, quindi 841 meno un 216, diviso 2a, diviso 2 per 3, 6. Quindi abbiamo ottenuto un meno b, quindi un 29, più o meno la radice quadrata, dobbiamo fare questa differenza, ovvero 841 meno 216, e viene proprio un 625, diviso 6. In pratica ci è venuto un 29, più o meno, beh, è evidente che la radice di 625 è un 25, quindi è 29 più o meno 25 diviso 6. Allora, 29 più 25 è un 54, 54 sesti è un 9, 29 meno 25 è 4, 4 sesti è un 2 terzi. 9 e 2 terzi sono due valori positivi della nostra, due radici positive della nostra equazione di secondo grado in t. D'altronde il delta era positivo, quindi dovevamo ottenere per forza due radici reali distinte. Quindi otteniamo due equazioni esponenziali elementari. Una è 3 alla x uguale 9, ovvero scrivendo 9 come 3 al quadrato, 3 alla x uguale 3 al quadrato, ed eguagliando i due esponenti, come al solito, otteniamo la prima soluzione, che è x con 1 uguale a 2. Questa soluzione va unita all'altra soluzione che otterremo dalla seconda equazione esponenziale elementare, che sarà 3 alla x uguale, al posto di t ci metto 2 terzi. Allora, mettiamo il logaritmo decimale in ambi i due membri, ottenendo il logaritmo decimale di 3 alla x uguale a logaritmo decimale di 2 terzi. Allora, possiamo applicare due proprietà dei logaritmi, sia a sinistra che a destra. La prima, possiamo scrivere quel log di 3 alla x come x che moltiplica il logaritmo decimale di 3, e quel log di 2 terzi come logaritmo decimale di 2 meno logaritmo decimale di 3. E quindi, dividendo ambi i due membri per logaritmo decimale di 3, otteniamo che la seconda soluzione dell'equazione esponenziale proposta sarà x con 2 uguale log di 2 meno logaritmo di 3, parliamo di logaritmi decimali, tutto fratto logaritmo decimale di 3. Sono pertanto queste due, x con 1 uguale 2, x con 2 uguale logaritmo decimale di 2 meno logaritmo decimale di 3 fratto logaritmo decimale di 3, le due soluzioni di questa equazione esponenziale.
6 meno 5 che moltiplica 3 alla x più 3 alla x al quadrato uguale a 0. Equazione esponenziale di secondo grado nella variabile 3 alla x che possiamo porre pari all'incognita ausiliaria, ad esempio y, ottenendo un y al quadrato nell'ordine meno 5y più 6 uguale a 0. Il trinomio di secondo grado in y alla sinistra lo possiamo scomporre essendo un trinomio di tipo particolare in y meno 3 per y meno 2 uguale a 0, meno 3 meno 2 è meno 5 coefficiente che moltiplica la y, meno 3 per meno 2 è proprio 6, termine noto. Teniamo due soluzioni, y con 1 uguale a 3, y con 2 uguale a 2, entrambe prendibili e positive, quindi entrambe compatibili. Allora avremo un 3 alla x uguale a 3, ovvero un x con 1 uguale a 1, che è sicuramente una delle soluzioni della nostra equazione esponenziale, 3 alla x uguale a 2. E moltiplicando ambi due membri per logaritmo in base 3, per esempio, otteniamo che il logaritmo in base 3 di 3 alla x è uguale al logaritmo in base 3 di 2, che già prima abbiamo visto. Il logaritmo in base 3 di 3 alla x è x, otteniamo che la seconda soluzione x con 2 è pari al logaritmo in base 3 di 2, che possiamo scrivere operando un cambiamento di base come il logaritmo decimale di 2 fratto il logaritmo decimale di 3. Pertanto le due soluzioni della facile equazione esponenziale proposta sono x con 1 uguale 1 e x con 2 uguale log decimale di 2 fratto log decimale di 3. Leggiamo quest'altra. 9 che moltiplica 2 alla 2x più 1 meno 9 al quadrato meno 4 elevato un 2x uguale a 0. Allora scriviamola così. Intanto direi di cambiare i segni all'equazione a sinistra, cioè al trinomio a sinistra, moltiplicare cioè per meno 1 a meno 2, scrivendo quello come 4 alla 2x. 4 alla 2x è un 2 elevato a 4x, perché 4 è 2 al quadrato, 2 al quadrato elevato alla 2x, applicando la proprietà della potenza di potenza, moltiplichiamo il 2 per 2x, otteniamo un 2 alla 2 per 2x, quindi un 2 alla 4x, meno 9 per 2 per 2 alla 2x, più, evidentemente stiamo cambiando i segni, un 9 al quadrato, sul quale non bisogna farsi ingannare, un 81 uguale a 0. Pertanto abbiamo una equazione secondo grado di questo tipo: 2 alla x elevato alla quarta meno 2 per 2 è 18, che moltiplica un 2 alla x elevato al quadrato più 81 uguale a 0. Allora poniamo come al solito 2 alla x uguale l'incognita ausiliaria t, ottenendo un'equazione di quarto grado, però di tipo b quadratico, perché t quarto meno 18t più 81, no? Che si può scomporre in, naturalmente uguale a 0, si può scomporre in questa maniera. Come? Beh, si può scomporre in t al quadrato meno 9 per t al quadrato meno 9. Peraltro questo, in effetti, ve ne sarete accorti, si può anche semplicemente considerare come lo sviluppo del quadrato di un binomio, ve ne sarete sicuramente accorti. E quindi si può scrivere come t quadro meno 9 al quadrato, tutto quanto uguale a 0, che sia che sia al quadrato, alla 1, alla terza, alla quarta, uguale a 0, quando t quadro meno 9 è 0. Quindi otteniamo due soluzioni che sono t con 1 uguale, o t quadro meno 9 è un t meno 3 per t più 3, quindi t con 1 uguale meno 3 e t con 2 uguale a 3. T con 1 uguale meno 3 la scartiamo perché è negativa, e messa lì in 2 alla x uguale meno 3 ci darebbe un qualcosa di impossibile. Quindi otteniamo un 2 alla x uguale un 3, ovvero mettendo il logaritmo in base 2, ad esempio, da una parte all'altra, otteniamo che il logaritmo in base 2 di 2 alla x è uguale al logaritmo in base 2 di 3. Ma il logaritmo in base 2 di 2 alla x è x, x uguale logaritmo in base 2 di 3, che operando un opportuno cambiamento di base del logaritmo a destra ci porta alla soluzione, utilizzando i logaritmi decimali come utilizza il testo di Bergamini, Trifone e Barozzi, otteniamo che x uguale a logaritmo decimale di 3 fratto il logaritmo decimale di 2, ed eccola dunque la soluzione della nostra equazione esponenziale. 2 elevato 2x più 3 meno 25 che moltiplica 1 2 alla x più 3 uguale a 0. Allora scriviamolo come al solito così, come un 2 al cubo che moltiplica un 2 alla 2x meno 25 per 2 alla x più 3 uguale a 0. 2 alla 2x è 2 alla x al quadrato. Allora nuovamente possiamo porre 2 alla x uguale la nostra ormai conosciutissima incognita ausiliaria t,
y o z, se volete, io utilizzo la t in questo caso, ottenendo un'equazione di secondo grado del tipo 2 al cubo è 8, 8 t al quadrato meno 25t più 3 uguale a 0, nella quale possiamo risolvere o utilizzando la regola risolutiva o possiamo anche risolverla utilizzando la scomposizione del trinomio di secondo grado a sinistra, che non è notevole, ovvero scomponendolo in 8t al quadrato, 8 per 3 fa 24, meno 24 per meno 1 fa proprio 24, e 24 meno 24 meno 1 è proprio meno 25, quindi possiamo scrivere 8t quadro meno 24t meno t più 3 uguale a 0, quindi raccogliendo un 8t nei primi due termini otteniamo 8t che moltiplica un t meno 3, e raccogliendo un meno 1, meno 1 che moltiplica un t meno 3, raccogliendo un meno 1 nel terzo e quarto addendo, raccogliendo a questo punto fatto comune il binomio t meno 3, otteniamo che t meno 3 per 8t meno 1 è pertanto uguale a 0, la scomposizione del trinomio secondo grado a sinistra. Per la legge del momento del prodotto, t meno 3 è 0 quando t con 1 è uguale a 3, 8t meno 1 è 0 quando t con 2 è uguale a 1 ottavo. Entrambe soluzioni prendibili, abbiamo 2 alla x uguale 3, abbiamo già risolto questa, mettiamo il logaritmo di 2 ambi due membri, otteniamo che logaritmo in base 2 di 2 alla x è x uguale logaritmo in base 2 di 3, che però si può scrivere come x con 1 uguale, operando un opportuno cambiamento di base, come log di 3 fratto log di 2. X con 2 chi è? Beh, x con 2 la teniamo fuori dalla seconda equazione esponenziale elementare del tipo 2 alla x uguale 1 ottavo, ma 1 ottavo è 1 su 2 al cubo, ovvero 2 alla x uguale a 2 alla meno 3, si può scrivere 1 ottavo, ed eguagliando i due rispettivi esponenti, visto che le basi sono 2 sia a sinistra che a destra, otteniamo la seconda soluzione che va unita alla prima, x con 2 uguale meno 3. X con 1 uguale log di 3 fratto log di 2 decimale unito con x con 2 uguale meno 3 sono le due soluzioni della nostra facile equazione esponenziale.